Eccoci qua. Allora, oggi parliamo di un'arma enormemente famosa, lo Steyr AUG, Automatische Universalgewehr. Questa era un'arma concepita alla fine degli anni 70 per essere in dotazione all'esercito austriaco. È un'arma bullpup, che vuol dire letteralmente torello. Difatti, in quest'arma la canna, prendiamo qualcosa, ecco, per indicare, la canna arriva fino nel calcio, da qui tutta la lunghezza della canna fino a qui, e infatti è un'arma con canna da 16 pollici questa, malgrado la compattezza. Il gruppo otturatore si trova qua dentro all'interno del calcio. Qui abbiamo il coperchio della finestra di espulsione del lato destro. L'arma è settata per uso di un mancino, e infatti abbiamo qua in quest'altro lato la finestra di espulsione aperta a sinistra. Abbiamo qui a sinistra la manetta, ecco, la manetta d'armamento non reciprocante, quindi al movimento avanti e indietro dell'otturatore la manetta resta ferma. Abbiamo di qua sulla destra, in posizione laterale, il pistone di presa di gas con la valvola a due posizioni. Questo abbiamo qui, questo quadrato è il traversino per lo smontaggio. Aprendo questo traversino si separa il calcio in polimero dalla carcassa in alluminio. Togliamo, questa è la carcassa che è in alluminio. Qua sopra questo quadrato è la leva, è il pulsante da sicura ad azionamento trasversale. L'arma è una versione AUG A2, quindi che vuol dire? Vuol dire che il castello sopra dispone di una scina mobile. Normalmente questo ha la sua ottica Swarovski integrata nel maniglione di trasporto, ma in questo caso, per mia personalizzazione, ho montato la slitta di ricambio originale, che ha sopra una slitta Picatinny. Di serie questa qui è sulla versione A3, dove non viene più montato il maniglione con l'ottica Swarovski a un ingrandimento e mezzo. Qui ho montato, presto usato anche questo d'occasione, un Bushnell Hollow Sight, per il che si rivela ben efficace fino ai 120 metri, per i 120-150 metri nel tiro mirato. Vediamo ora un altro dettaglio. Qui abbiamo montato una cinghia tattica a due punti con imbrigliatura. Lo sgancio del caricatore è qua, in posizione un po' scomoda. L'arma era fornita con caricatori da 10 colpi. Per la verità il più corto di serie è a 9 colpi ed è sigillato. Poi c'era un secondo caricatore, vediamo qual era. Lungo, questi sono i caricatori, uno era fornito con l'arma, l'altro è stato preso dopo, che sono limitati a 10 colpi come dal numero di catalogo dell'arma. L'arma è vecchia, di vecchia importazione, del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Andiamo qui, apriamo il caricatore. Doppia linguetta. Allora, questo è un secondo caricatore che è stato modificato seguendo le orme di quello di fabbrica, cioè un pezzo di legno, in questo caso era una bacchetta da musicista, è stata tagliata a croce con un foro centrale per svasare il raccordo e incollata con resina epossidica. Ed ecco qui quindi che il caricatore in corpo, con un corpo lungo, tiene solamente 10 cartucce come da scheda di omologazione dell'arma. Vediamo quello di fabbrica, che viene direttamente ecco qua. Qui non era una bacchetta di legno ma è una bacchetta di plastica ugualmente incollata di serie con resina epossidica, qualche colla bicomponente che non si toglie più.
per limitare era regolarmente importata in questa configurazione e così è stato fatto per l'alto caricatore usando una bacchetta di legno. Ed eccoli qua, sono di lunghezza leggermente differente, non so il perché, no, più o meno uguali, sì. E ecco qua il mio Augé. Ci vediamo alla prossima.